28 novembre 2000. Il giorno che te ne sei andato. Te ne sei andato. Ti hanno mandato via. Eh sì, Aurora, non ti sei mai goduta quella che invece ti spettava per diritto. Quel diritto che una mamma assassina, in una sera di novembre, ti ha negato per sempre. L'avanzare di nuove speranze, nuove sfide, il futuro, in cui riponevi sempre così tante aspettative. Negate, in un attimo, a 43 anni. Negata tutta una vita, passata e futura, in una manciata di secondi. Allora tu eri una donna protesa verso il futuro. Sempre in movimento, con il tuo sorriso e la tua camminata un po' stramba che riconoscevi da lontano, per tirarti sui calzoni e aggiustarti alla vita, una specie di tic, e con i tuoi modi sempre gentili ma decisi, di persona sicura di sé. La sera, quando noi ragazzi per lo più sfaccendati stazionavamo in piazza, versi nella discussioni, cazzeggio, vita quotidiana, ti vedevamo in lontananza arrivare come un soldatino, sempre di fretta, con la tua camminata quasi saltellante, un sorriso stampato sul volto, che era bello, ma qualche volta stanco. E quel soldatino eri tu, allora. Sì, perché ora tu lavoravi, per la verità, che io mi ricordi, allora, tu hai sempre lavorato, un agente di viaggi, un lavoro perfetto, che infatti amavi, un lavoro di relazioni, di contatto col pubblico, di viaggio, evidentemente, e di nuove, sempre nuove amicizie. Era il nostro riferimento. Per qualsiasi spostamento non si organizzava viaggio o vacanza se prima non ci si era consultati con Aurora, ovviamente. Eri davvero molto brava nel tuo lavoro. Io posso dirlo, abbiamo lavorato insieme per un periodo. In un'agenzia, io come fattorino e tu come agente già molto affermata. Una donna moderna, indipendente già da giovanissima, emancipata, libera, una donna, una ragazza prima, che ha sempre dato l'impressione di sapere che cosa volesse dal futuro, sempre così com'eri proiettata in avanti. Eri bella, allora, nei tuoi 150 cm d'altezza, un fisico proporzionato e tonico, i capelli a criniera di leone, lasciati un po' selvaggio, incominciare un viso bellissimo, a cui gli occhiali davano solo un ulteriore fascino. Gli occhi grandi come castagne, un sorriso contagioso su una bocca bellissima. Ci siamo conosciuti che eravamo poco più che adolescenti. Abitavamo nello stesso quartiere, più a decimo. Un quartiere di periferia, allora estrema periferia. Erano gli anni 60, in pieno boom economico, servivano case e aree da qualificare per ulteriori speculazioni. Era un quartiere molto isolato e per noi giovani, adolescenti, ragazzini di quegli anni, era naturale incontrarsi, fare amicizia, ritrovarsi in quel bel quartiere nuovo, sperso nel verde ma così frivolo di tutto. Non ricordo bene come ti conobbi, Aurora. Ricordo che fosti una delle prime fidanzatine di mio fratello più grande. Ma non ricordo esattamente se la nostra amicizia risaliva prima o dopo la nostra improvvisa quanto temporanea parentela. Fatto sta che diventammo amici e che con te cominciai a condividere gran parte del nostro comune impegno politico e sociale. Nel quartiere, nella FIGC e poi nel partito, ovviamente in FIGC. Sono quasi convinto che se ora potessimo parlare di politica, della nostra situazione attuale, di Renzi per esempio, litigheremmo. Sì, perché la cosa che mi ha sempre stupito di te era questo contrasto fra la tua moderazione politica, che non mi è mai appartenuta, e la tua vita privata così rivoluzionaria. Ora credo che saresti una renziana, sì, con riserve, ma una renziana. E questo sarebbe un argomento di accesa discussione tra noi due. Ma in fondo io so il perché di questa apparente contraddizione, che mi ha sempre incuriosito.
fra il tuo carattere pubblico e quello privato, tra il tuo credo politico e il modo di condurre la tua vita. Faceva parte del tuo essere. Tu allora eri a dir poco ecumenica. Non ragionavi mai in termini ideologici, come molti di noi. Non trasportare il tuo credo politico nella sfera privata, non ne eri capace. Già guardavi oltre le ideologie. Guardavi l'uomo e non ti interessava poi molto la sua appartenenza politica, non giudicavi una persona per quello in cui credeva politicamente, ma per quello che era. Il tempo ha decretato che in fondo avevi ragione tu. E questo è un altro segno distintivo della tua propensione al futuro. Non avevi pure ideologici nella tua mente, ma solo tanta voglia di vita. Un'amicizia consolidata da tanti sogni comuni, una di quelle amicizie che durano nel tempo, quel tipo di rapporto che se anche non ti vedi per anni, alla prima occasione di incontro te lo ritrovi lì, tutto completo, come non si fosse mai interrotto. Fra me e te allora era così, ed è stato così che le nostre vite si sono ritrovate. Un paio di mesi prima di quel tragico 28 novembre mi rimasto al telefono. Erano anni che non ci sentivamo e ne rimasi sorpreso, piacevolmente sorpreso, dopo i soliti convenevoli, le reciproche accuse di essere spariti, venisti al punto di quella telefonata. Non mi spiegasti molto però per telefono, ma chiedemmo appuntamento per quella sera dopo il lavoro. Rincontrarti con piacere, come al solito, sempre pimpante con quei tuoi slanci di affetto che ti mettevano subito a tuo agio e che facevano sembrare gli anni trascorsi senza vederci un attimo di distrazione. Insomma, ci ritrovammo subito e dopo le ovvie rimembranze sul tempo passato mi dicesti perché mi cercavi. Volevi aiutare un tuo amico che aveva avuto problemi con la legge, cose di poco conto, import-export di macchine probabilmente rubate, per cui si era preso qualche anno di galera ed ora stava agli arresti domiciliari. Sapevi che avevo aperto una falegnameria con altri due soci in via Libetta a San Paolo. Per farla breve, in accordo con l'avvocato del tuo amico, stavate cercando un affido lavorativo per aiutarlo. Mi garantisti che era un bravo ragazzo, che era una persona a cui tenevi molto e che volevi aiutarlo. Si chiamava Claudio. Il cognome credo di non aver mai saputo. Lo avevi conosciuto in vacanza, in Sicilia, mi sembra. Lui faceva volare gli alberoni, scherzando su questo, e ti dissi che forse aveva fatto volare in alto anche qualche altra cosa, il tuo cuore ad esempio, il tuo cuore che spesso volava alto, sempre in cerca dell'amore. Una bella storia, pensai. Non mi scandalizzai certo per la disavventura legale dell'amico e certo non mi scandalizzai per la tua scelta affettiva. Eravamo certo persone che giudicavamo un lanciatore di abiloni caduto per il momento in disgrazia. Purtroppo non potevo darti molte speranze, era un momento difficile per noi. Uno dei tre soci era stato infedele, lasciandoci un mare di guai con il lavoro e con le finanze. Ma ero lusingato che tu in un momento di bisogno avessi pensato a me, per una cosa così delicata in fondo. Voleva dire che sapevi chi ero, che tempo senza vederci in fondo non ci aveva allontanato così tanto, ma soprattutto che il tempo trascorso insieme ci aveva fatto capire chi veramente fossimo. E certo mi piaceva l'idea di poterti essere utile. Non dissi di no, però ti dissi che avevi sentito il commercialista e altri amici che avevano attività e che prevedevano questi inserimenti e che mi sarei comunque informato e interessato. E così feci. Dopo poco più di un mese avevo le risposte, tutte le risposte. La nostra commercialista ce lo sconsigliava vivamente, vista la nostra situazione, e altri amici anche. Ti chiamai finalmente. Non ti avevo più sentito per darti risposta, ma purtroppo la risposta fu negativa. Quest'ultima conversazione con te Aurora non la scorderò mai. Meglio ancora, quello che non scorderò mai è la sensazione che mi lasciò quella telefonata, non le parole dette, che pure mi sorpresero, ma quello che lasciarono dentro di me. La telefonata fu strana, in effetti. Allora, tu avevi rinunciato al tuo progetto di aiutare il tipo e anzi ti scusavi per il disturbo, ma che era meglio così, era meglio lasciar perdere.
col tono con cui le dicesti. Eri arrabbiata, allarmata, preoccupata e poi ho pensato, impaurita. Non era da te, non ti avevo mai sentita così. La telefonata durò poco, con la promessa di rivederci presto, ma appena attaccai ebbi subito quella sensazione di disagio, come una sensazione di cose non dette. No, non era da te. Volevo richiamarti subito per chiederti se volevamo comunque vederci, se volevi parlare, se stava tutto a posto, ma non lo feci. Dopo pochi giorni ero morta. Strangolata proprio da quell'uomo che volevi aiutare, che evidentemente non potevi più salvare, né salvare te stessa. Lo seppi dal giornale, come molti. L'assassino, dicevano, era ancora ignoto. Ma io sapevo. Tutto mi si era chiarito a quel momento stesso in cui lessi la notizia. Il mio senso di disagio per quella telefonata che ancora mi portavo dentro. Quella sensazione di cose non dette, quel comportamento a te così estraneo, era l'annuncio di una tragedia. Telefonai subito alla polizia, mi convocarono al commissariato e lì deposi la mia inutile testimonianza, inutile perché già sapevano tutto e mentre stavo lì capì che l'avevano già preso, comunque stavano sulle tracce di quell'uomo. I giorni a venire furono pieni di tristezza e di domande, molte delle quali senza risposte, e pieni di sorpresa e di stupore. Possibile che nessuno di noi si era accorto di nulla? Non riuscivo a capire, ma capivo come potesse essere successo a te, non capivo, sempre così attenta, certo non esageratamente prudente, ma attenta sì. Non si vive la vita piena come la intendevi tu, Aurora, con cautela. Non c'è diffidenza. Non può esserci sospetto se si vuol vivere appieno la vita. Aurora, tu eri così attenta. Ma dopo poco più di un anno gli abiloni non volavano più sopra la tua testa, nel tuo cuore. Le persone ci deludono. Il vento che fa vibrare gli abiloni cala. O diventa così forte da strapparceli di mano. Succede, ma fa parte della vita anche questo. E allora non tutto è perduto. Non tutto deve necessariamente essere perduto. Allora tu sapevi che comunque rimane il rispetto, il bene profondo, la solidarietà. La disciplina che regola i rapporti umani appresa in tanti anni di lotta, di amore, di partecipazione, di fratellanza, non prevedeva questo, non prevedeva questo finale, non a te. Ho provato tante volte di immaginarti Aurora in quel momento. E la sorpresa e lo stupore e la tristezza che ora provo per quello che è successo in quella fredda sera di novembre è forse la stessa che ti ho provato in quel momento, in quell'attimo che hai capito. Riesco a vedere nei tuoi occhi grandi, nel tuo sguardo disperato di quel momento, lo stupore e la tristezza. Per un gesto che era ormai ineluttabile, così assurdo, così estraneo a te. I tuoi occhi così belli, così grandi, spalancati alla vita, i tuoi occhi rapiti nel vedere corteggiare aquiloni in quel bel cielo di Sicilia solo un anno prima. Ora stiamo qui. In questo posto che porta il tuo nome, in questo posto che avevi contribuito a creare, che ora porta il tuo nome, bello e pieno di promesse. Proprio come eri tu, la promessa di un nuovo giorno, di un nuovo amore, un altro impegno nella vita, affrontata così, in maniera naturale, come il sorgere di un nuovo giorno. Finisce qui, un uomo, perso nelle sue azioni, nel suo disagio, nella sua incapacità di capire che gli aquiloni non volano per sempre, che non volano sotto la pioggia in assenza di vento. È una donna, persa per sempre, che invece sapeva che se non sarebbero volati oggi, domani magari, domani sì, domani sarebbe stato un altro buongiorno per farli volare, su in alto, nel cielo.